me è piaciuto anche il primo tempo, perché siamo partiti No. dopo 2 minuti davanti al portiere. Io credo che oggi è stata una delle partite meno avanti il risultato più belle contro una vittoria contro la squadra più forte, cioè la vittoria contro la squadra più forte, diciamo. Con le altre più forti abbiamo perso, con questa ci abbiamo vinto. Mi ha fatto, credo, una partita importante. Loro si giocavano molto, perciò non sono venuti qua così. E hanno trovato pane per i loro denti, credo, perché oggi il Perugia ha fatto veramente bene. A volte penso che al 70esimo serva un giocatore che spacchi la partita, noi ce l'abbiamo. Se gli attaccanti capiscono questo ruolo a turno, chi più, chi meno, possiamo fare qualsiasi cosa. Se non li capiamo, non capiamo questo meccanismo, magari ci abbassiamo la testa e quando dobbiamo entrare magari non siamo pronti. Il discorso che ho fatto ai giocatori, che comunque è questo, le partite durano, cioè una partita magari fino al 70esimo, le squadre calano, quello fresco magari ti fa la differenza. Abbiamo vinto a Carpi così, abbiamo vinto altre partite. Cioè, ognuno se va in panchina sarà arrabbiato, quello che ti pare, però deve pensare che se entra deve risolvere la partita. Ma non è un ruolo o l'altro, ci dobbiamo sedere per valutare quello che si è fatto durante l'anno, cose buone, cose meno buone, e poi metterle sul tavolo e poi vedere se alla fine troviamo una soluzione con idea comune e tutto quanto. Noi, ho detto, con la società un grande rapporto costruito nel tempo. Ho detto già l'altra volta, siamo partiti male, ma anche per colpa mia magari. E col tempo credo che i rapporti che ci vuole, non è quelli che vengono fuori subito, ma più lunghi, rimangono nel tempo. Io in questo momento ho un grande rapporto con tutti, perciò grande schiettezza nelle parole e poi vediamo che cosa sarà. Adesso è inutile dire, meglio, ci serve questo o quell'altro. Quando ci fermiamo, ci sediamo con grande tranquillità, parliamo del futuro. In partite contro una squadra fisica come questa, un po' di gamba come ce l'ha qua ne serva e anche l'energia che mette nelle cose. Poi magari sbaglia lo stop, però è un soldato. Quando la partita scende, lui accende perché è una mina vagante e ha un entusiasmo, mi mette a me, impressionante. Perciò quando lo chiami, magari 3 volte, dopo 4 mesi, sai che comunque la partita la fa. E sono contento. Vabbè, se stiamo così, meritiamo quello che abbiamo fatto, perché se abbiamo fatto benino, però ci è mancato qualcos'altro. Io non credo. Credo che la gente si sia divertita. Magari potevamo vincere un po' di più in casa, se sarebbe divertita di più. Però vedere il Perugia per me non è noioso. Magari mi sbaglio. Questa possibilità, ma noi a prescindere da quello, dovevamo fare quello che abbiamo fatto oggi. Anche se eravamo fuori, veniamo qua come ultima di campionato. Avremmo dovuto fare una partita così, se no la gente poteva anche fischiarci un po' più rumorosa dell'altra volta. Sapevamo che dovevamo fare qualcosa per la gente, abbiamo fatto. Speriamo che oltre questo venga pure qualcos'altro. Grazie.